Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo nuovo svuota la spesa. Oggi andremo a svuotare la spesa fatta al Krios, al Galassia, all'Eurospin, al Bennet e senza glutine. Partiamo subito dalla Krios, dove ho preso solamente queste perché stavo cercando la polpa di granchio senza glutine, ma lì non ce l'hanno. E ho trovato però queste mini baguette della marca Forno della Rotonda che sono pronte in forno in 10 minuti e allora ho voluto provarle. Sono 500 grammi. Le proveremo e poi vi faremo sapere. Poi al Galassia invece, come al solito vi lascio lo scontrino per farvi vedere il prezzo perché non me li ricordo. Al Galassia abbiamo preso i filetti di orata, erano scontati del 50%. Sono appunto surgelati e la scadenza non so dove sia. Sarà naturalmente dove non ho guardato, infatti. E scadono il 25 di gennaio. No, congelati il 25 di gennaio. Boh. Entro la fine di gennaio comunque sono da mangiare, noi li mangeremo entro la fine di gennaio. Poi rimetterli in freezer, sabbi. E poi ho preso, sempre scontate al 50%, queste due cotolette vegetali che sono pronte in soli 6 minuti. Le proverò e vi farò sapere. Sono della Kio Ene, boh, non capisco. Tia. Poi abbiamo preso della Garofalo due pacchi di pasta di questo formato perché ne ho trovato un pacco anche di Gabriele Maurizio e quindi volevo andare a fare a mo' di cannelloni. Quindi poi vi farò magari vedere quando li facciamo e non vedo l'ora perché devono essere buoni. Io adoro poi i cannelloni, quindi. Poi ho preso due aromi, uno al limone e uno alla vaniglia per i dolci. Poi un po' di lievito per dolci, questo qui perché è senza glutine, della Selex. Dentro non so bene quante bustine ci sono. Una. Ma cosa dici? Ah, c'è scritto qua. 80 grammi, 5 bustine. Noi ne abbiamo prese 6 confezioni, così almeno per un po' ne ho per fare i dolci a Gabriele. Tanto. Poi ho preso due confezioni di questo pizzaiolo lievito istantaneo per torte salate e piadine. No, no, no. E poi tre buste da sei bustine di vanillina. Questa qui della Pane Angeli la può mangiare anche Gabriele senza glutine. E anche questo qua. E quindi siamo a posto. Per un po' per fare dolci e altre cose ne abbiamo. Adesso vi faccio vedere la spesa del Bennett e quella senza glutine. Allora, al Bennett abbiamo preso un po' più di roba, ma molta era scontata al 50%. Allora, iniziamo da questi. Sono delle nuvole di cioccolato fondente della Perugina e praticamente sono senza glutine. Puoi girarmi i sabri così facciamo vedere che sono senza glutine? Vedete? Così li ho presi per Maurizio e Gabriele. Vai! Poi ho preso questi della Nestlé. Poi abbiamo preso i latticini che sono degli yogurt con i frammenti di lattici, di lattici Vivi. vivi e ne abbiamo presi tre confezioni.
Poi abbiamo preso la polenta e ne abbiamo presi 4 pacchetti. La borsa. Sempre quella perché Che prendiamo sempre questa perché è senza glutine. poi abbiamo preso questi snack che ci siamo mangiati, questi 5 snack che erano al formaggio e sono stati buoni, erano buoni e niente. Poi la mamma ha preso gli M&M's che sono al 50%. Poi ha preso anche questi, che questi c'hanno dentro il cioccolato, invece questi c'hanno dentro le nocciole, le noccioline. Poi abbiamo preso questi, cioè questi danette che sono al gusto cioccolato fondente, che erano al 50%. E ne abbiamo presi 4. Poi, sempre al 50%, qua si vede meglio, abbiamo preso sto yogurt bianco di bio e ne abbiamo presi 2 pacchetti. Poi abbiamo preso 4 di questi yogurt da bere alla mela, che erano sempre al 50% e sono senza glutine. Poi queste qua ne abbiamo presi 2 pacchetti, ma uno in macchina nel viaggio ne abbiamo già mangiato uno e sono ste patatine al burro di arachidi. Poi abbiamo preso questi i surimi senza glutine. Per il sushi. Poi abbiamo comprato queste crostatine all'albicocca, così, e dentro ce ne sono 6. Poi sempre le stesse, solamente queste qua al cioccolato. Poi abbiamo preso gli spaghetti e che ne abbiamo presi 2 pacchetti e sono della marca Agnesi, Che è la preferita che è la preferita della mamma. Poi abbiamo preso questa zuppa reale per brodo e zuppe. sono dei vini al caffè. Poi abbiamo preso ste piadine che sono al 50% e dentro ce ne sono 3. Quanti sacchetti ne abbiamo presi? E ne abbiamo presi 3 di pacchetti. Poi abbiamo preso sta pasta sfoglia rotonda senza glutine. E ne abbiamo preso un pacchetto. Poi abbiamo preso le penne, che sono sempre delle Agnesi, che è il gusto preferito della mamma. Sono penne rigate che sono cotte entro 19 minuti. Ne abbiamo presi 2 pacchi. Sono le penne delle Agnesi, che è sempre il gusto preferito della mamma, e ne abbiamo presi 2. Abbiamo preso anche i fusilli, sempre 2 pacchi e degli Agnesi. Poi, sempre al Bennet, abbiamo preso le mele chips, sempre al 50%, e ne abbiamo presi 3 pacchetti. E sono per Gabriele perché sono senza glutine. Poi abbiamo preso sti cornetti al cioccolato, al 50% sempre, ma sono per noi, per la scuola. E dentro ce ne sono 6. Sempre.
sempre con lo sconto del 50% abbiamo preso anche questi dolcetti, queste frittelle con crema al cioccolato, che andranno a mangiare poi più tardi per merenda. Si vede un po' poco, ecco, sono così. Abbiamo preso queste, che sono delle brioche, che dentro ce ne sono 5 e ne abbiamo presi 5 pacchetti e sono vuote. La spesa del Bennett è finita, ora vi facciamo vedere quella senza glutine. Poi abbiamo preso i fusilli senza glutine della Massimo Zero. Allora li metto a posto. Poi abbiamo preso questi crostacini alla nocciola. E dentro ce ne sono 4. Poi abbiamo preso questo qua, che la marca è Cereal. E sono delle merendine Madeleine. Poi abbiamo preso questi biscotti della Nutri-Frisle. Dai, stai tranquilla, Nutri-Fri, e sono frullini. Rollini integrali. Poi abbiamo preso queste piadine della Char. E dentro ce ne sono 3. Poi abbiamo preso sempre della Nutri-Fri questi biscotti del mattino. Poi sempre della Char senza glutine abbiamo preso questi biscottini che si chiamano Gran Risveglio. Poi della Cereal abbiamo preso questa barrettina di gallette di mais, tipo una galletta di riso. Poi abbiamo preso sempre della Char questi biscottini che si chiamano Ops. Poi abbiamo preso sempre della Char questo pane classico. Poi sempre della Char abbiamo preso questo pane integrale in pratica. Poi abbiamo preso queste mezze penne rigate senza glutine del Massimo Zero alla qualità italiana senza glutine e sono 100 grammi, no 1000 grammi. Poi abbiamo preso sempre della Massimo Zero qualità italiana senza glutine sedanini senza glutine 1000 grammi, sempre dalla Massimo Zero, altra qualità italiana senza glutine, penne rigate 1 chilo. Poi abbiamo preso del Creek 1870 gusto senza rinunce
questi biscotti al miele mille fiori. Poi abbiamo preso questi qua della Giusto senza glutine, i plum cake, con le gocce di cioccolato. La spesa senza glutine è finita, ora andiamo a fare quella dell'Eurospin. Ora la spesa senza glutine è finita, vi facciamo vedere quella dell'Eurospin. Allora, all'Eurospin ho preso la ghiaia per il gatto, ne ho prese due. Come sempre vi lascio lo scontrino in fondo. Poi una confezione di acqua naturale, questa con le bottigliette da 0,5 a mezzo litro. Un sacco di patate da 4 kg. Il gel per la lavastoviglie. La candeggina spray. L'ammoniaca profumata. Questo brilla mobili con cera d'api, ideale per il legno per i mobili della sala. 5 broccoli, poi questa candelina profumata ai frutti di bosco che ho visto dagli svuota la spesa della Cati, e quindi lo trovate, e ho preso questa qua ai frutti di bosco. Poi Sabrina si è presa la Coca-Cola da mezzo litro della Blues con i suoi soldini, una rete di arance da 3 kg e di nuovo uno scatolino di clementine da non mi ricordo quanti chili. Guardiamo, da 2 kg. Poi 4 buste di cuori di iceberg. 4 confezioni di grana padano DOP da 200 grammi, 2 gorgonzola DOP dolce, 2 confezioni di tonno naturale, poi 2 di salame Milano, un tempera matite azzurro per me, visto che non ce l'ho, 2 cetrioli, poi ho preso 6 di formaggio fresco spalmabile, 2 di salmone norvegese affumicato, 2 di tonno a pinne gialle affumicato e 2 di pesce spada affumicato, ci serviranno per il sushi. Poi 2 confezioni di prosciutto cotto alta qualità e 4 confezioni di besciamella UHT. 2 confezioni di piadina romagnola IGP alla riminese, che ne ha 5, e una maionese. Poi ho preso 2 tiramisù di questi qui dell'Amo Essere senza lattosio, che sono anche senza glutine. Poi 2 confezioni di mortadella, 2 sfoglie rettangolari e poi della carne trita. Ho preso questa confezione 3 etti e mezzo per 3,01 euro, questa 4 etti e 26 per 2,76 euro e 5 etti e 42 per 4,60 euro. Allora, la spesa è finita, direi che con tutto quello che ho comprato era meno male, e spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao. Yeah.